Ciao, volevo dire solo una cosa, cioè, mi stupisce una cosa, mi stupisce. Dunque, allora, TG1, TG2, TG3, ho fatto una carrellata apposta, eh. Rete 4, lo studio aperto, il TG5, Rai News, la 7. E il Sky TG24 c'è 20 minuti di notiziario, no, Rai News proprio dal mattino alla sera, no? 20 minuti di notiziario sulla neve. Cioè, una volta che hai detto che ci sono, che la strada è bloccata, cioè, capisco che è giusto dare anche delle informazioni televisive che tra l'altro se sei bloccato sulla tangenziale, la televisione la guardi con e non la guardi perché vabbè. Poi però cioè, continuo, intanto in Siria ammazzano bambini, donne, succede sulle cose, sulle presidenziali in America, niente, non dicono un cazzo, a parte che ce ne può fottere di meno, però intanto loro. Vabbè, il discorso è un po' più lungo sulla questione. Ah, non ci vuole di andare avanti lì. Allora, in Italia ne succedono di tutti i colori, danno una postillina di cronaca nera, tanto per tirarti sul morale, ma poi neanche, dai, diciamola tutta, a Torino va bene, ha nevicato tanto, mi rendo conto, forse, ecco, quelli che sono un pochino più isolati. Quelli che sono un pochino più isolati, tipo fuori Torino, cioè fuori porta di qualsiasi città, che, immagino quelli che sono per esempio, non so, a Roma, che non sono abituati a una nevicata così, però non puoi andare avanti, il notiziario, ma anche i talk show, andare avanti con sta neve, le strade bloccate. A parte che l'avevano detto e stradetto. Minchione di Alemanno, ho visto che con non so cosa faceva con un co faceva vedere le cose che le hanno dato la ma io in più Facebook non mi funziona. Beh, Facebook volevo fare un po' di rassegna stampa, fatto un po' no, assolutamente non parlo di neve, perché veramente se no sarebbe insomma. Comunque vi mando un bacio a tutti. A tutti, saluti, baci, abbracci, insomma, a tutti quanti, quelli che conosco e quelli che non conosco. Va bene? Insomma, siate buoni, mi raccomando. Ciao a tutti, ciao.